She may be the Guardo gli asini che volano nel ciel. Hello, sexy spooky bats. This is DJ Moon speaking. Our witchy Tuesday has finally arrived. Welcome again to my vandalic acts of beauty. And of course, welcome to the dark side. Now, ladies and gentlemen, it's time to grab your broomsticks and step with me into the magic circle because I will cast my spell and bring back your music. Our music to life. We'll be right back.
everyone! You are now listening to the most obscure radio in the entire realm, Radio Dark Italia. DJ Moon here. Today we will talk about a very interesting topic, crystal gazing or scrying. In other words, about seeing visions of distant or future events through trance induction by means of gazing at a crystal. In pre-industrial times, scrying was commonly practiced by the Incas, the Egyptians, the Persians, the Chinese, and the people of Yucatan. It became widespread by the 5th century AD and, have a guess, was condemned by the medieval Christian church as work of the devil. As always, together with palmistry and astrology, crystal gazing was a popular pastime in the Victorian era and involved some very, very elaborate rituals. Anyway, let's talk about something more concrete. We must specify that there are several schools of thought relating the practice of scrying. For instance, the crystal gazer's trance can be achieved not only with a classic crystal ball, but in a few words with any shiny object you want, like a crystalline gemstone or a mirror. And also the size of the ball is subjective. Some gazers use a palm ball that is held in the hand. Others prefer a larger ball mounted on a stand. Anyway, the important thing is that the ball used should be perfectly spherical with no flat bottom and should be supported in a wooden or metal stand. All the glass balls should be free from air bubbles, but may be colored. If carved from natural crystalline stone, for example, quartz, obsidian or amethyst, the ball may display the natural coloring and structure of the mineral. You know, the early crystal gazers preferred the sea green beryl that is thought to be more magnetically charged than other minerals and, as a result, more apt to connect with the psychic energies of the moon. Some authors advise students to place a sigil, a talismanic emblem, beneath the sphere, but most do not. Others suggest that the work of crystal gazing should be undertaken in a dimly lit and quiet room in order to easily achieve the trance state. It is said that immediately before the appearance of a vision, the globe will mist up from within. Some practitioners claim that crystal gazing engenders visionary experiences and paranormal insight. Others, including researchers, assert that the visions arise from the subconscious mind of the crystal gazer. But if we think about it a little bit, the possibility of showing the gazer's subconscious mind does not preclude the possibility of seeing the future or other supernatural insight. What do you think? Thank you.
si può mica resistere a queste oscure vibrazioni elettroniche che ci fanno venire voglia di ballare tutta la notte. E buonasera, Darky Italiani! Siete attualmente in compagnia della più scollata del reame, ovvero io, la dolce DJ Moon, e state ascoltando l'unica radio italiana 100% musica dark in tutte le sue sfumature, Radio Darky Italia. Eh sì, e se sono sempre io, quella dei suoni distorti, quella di martedì scorso. Al ragno gli ho dato una ciabatta da un fronte. Ma vi pare giusto? No, 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 aspetta, aspetta un attimo, ora sono seria, dai. Sire, ti pare giusto che mentre il giorno mi appropinquo, che ne so, a fare le pulizie, a dar da mangiare al Velociraptor, o a creare le mie setlist zuccherose pussi pussi miau miau, arrivi l'ognomo dell'iPhone e mi abbassi il volume della musica? L'ultima volta, un'anima pia, ovvero Gianorno in chat che saluto, mi aveva spiegato come disabilitare questa funzione automatica infernale. Ma l'altro giorno, mentre ero proprio nel momento clou del brano, sai quando proprio ti parte la venuzza sulla fronte? Zacchete, mi è comparso un banner sullo schermo che diceva presso a poco così: stai ascoltando la musica allo stesso volume di un aereo che decolla. Per evitare che diventi sorda in men che non si dica, ti abbiamo rovinato la festa. Pin! Allora, calmi. Cioè, innanzitutto, non era poi così alta. Due, ma secondo voi si può ascoltare l'industrial a un volume da convento? E tre, ma sarà anche. Sì, non l'ho detto! Sono buonissima oggi, ti giuro, non l'ho detto. Saranno cagliaritani miei se voglio morire con il volume alto nelle orecchie? Niente. Come hanno detto ieri Raffa e qualcun altro in chat, ormai sono schedata. Probabilmente ci sta la mia foto segnalettica con le orecchie da gatto e sopra scritto Wanted da qualche parte. Viviamo in un mondo fatto di pregiudizi ed è per questo essenziale protestare. Cioè, io, anzi, noi protestiamo. Pregiudizi musicali a parte, beh, io sono una persona seria, ora parliamo di attualità. Ma l'avete notato? Anzi, l'avete letto? Era una notizia un po' sparsa ovunque. Di quell'azienda belga che produce chiese gonfiabili per matrimoni? C'è sempre qualcuno più scollato di me, dai. In pratica, certa gente dice: perché sposarmi in una chiesa normale se posso averne una tipo Gommalandia, grande 5 metri per 7, dove far soffrire ancora di più gli invitati stretti come sardine? Dai, sono soddisfazioni. E poi ho visto che ci stanno pure croci, candelabri, angeli dorati, tutto tipo palloncino, insomma, una sciccheria. L'articolo poi precisava che sta roba va molto all'estero e meno in Italia. Chissà perché, direi. Però una domanda a questo punto sorge un po' spontanea. Ma se cade tipo uno spillo per terra, no? Una forcina, un orecchino, si sgonfia tutto? E no, perché per fare una roba del genere ci vuole davvero Cult Blood, Wolf Hand. Thank you.
that means right now, I guess I'm just gonna have to break it down for you. Rock the beat, we'll be right back.
Spero abbiate aggredito e anche gradito questa sezione ibiemosa. E andiamo avanti, perché stasera vi ho preparato un argomento fichissimo. No, davvero. Lì in chat rispondetemi. Chi di voi non ha mai desiderato di ficcare un po' il nasino inoino nel futuro? Sapere cosa si cela nel vostro domani, che ne so. In altre parole, per circostanze in cui viviamo oggi, capire se sto fine settimana sarà zona gialla, rossa o verde. Ecco, io ho la risposta, perché oggi parleremo di una cosa che potete fare tutti, ovvero la divinazione attraverso la trance indotta da una palla di cristallo o una qualsiasi superficie lucida. Tiè, ditemi di chi vi parla di questi argomenti in radio. C'è chi spiega come fare gli involtini, chi scrive libri inesatti e DJ Munti dà le istruzioni per invocare Cthulhu. Sire, mi senti? Devi sapere che la pratica dello scrying, come dicono in inglese, è antichissima. Era popolare infatti tra gli egizi, persiani, cinesi, nello Yucatan e nei goth club di Milano, dove mettono le stesse canzoni sin dall'epoca del Giurassico. Lo scrying si diffuse nel V secolo d.C. e indovinate un po', fu condannato come al solito dalla Chiesa cristiana, i soliti innovatori simpaticoni. In epoca vittoriana, poi, assieme all'astrologia e alla chiromanzia, divenne un passatempo popolare assumendo una caratterizzazione rituale abbastanza complessa, un po' come tutte le cose in epoca vittoriana.
Anche per prendere il tè facevano un macello. Ad ogni modo, prima di addentrarvi in questa pratica, dovete sapere che ci sono varie scuole di pensiero. Ad esempio, la trance può essere indotta da una qualsiasi, diciamo, superficie lucida, riflettente, quindi da una qualsiasi gemma cristallina. Questo lo sapevate? Cioè, quindi no, non solo la palla di cristallo si può usare, va bene anche uno specchio. No, la palla, insomma, non è la palla. Non è obbligatoria. E a proposito di sfere, ricordatevi che la loro misura può variare. Alcuni preferiscono quelle che si possono tenere nel palmo della mano, altri quelle più grandi che si poggiano su un piedistallo di metallo o di legno, per esempio. Una cosa importante, ragazzi, se decidete di addentrarvi in quest'arte, la palla di cristallo deve essere perfetta, cioè non deve avere la parte inferiore appiattita, non deve contenere bolle, ma può essere colorata, ad esempio può essere fatta di quarzo, ametista o ossidiana, proprio come quella del Sire. E zicchete zucchete, passiamo ad altre curiosità. Dovete sapere che i primi appassionati di quest'arte preferivano le sfere fatte di berillo, un minerale verde acqua bellissimo che si pensava fosse caricato magneticamente di più rispetto agli altri minerali e di conseguenza rendesse più facile la connessione con le energie psichiche lunari. Alcuni praticanti poi pongono un sigillo oppure un talismano sotto la sfera, altri dicono che non bisogna assolutamente farlo, altri ancora suggeriscono che per fare scrying sia necessario stare in silenzio e in ombra. Insomma, molti affermano che prima di avere una visione, la sfera praticamente emani dal suo interno una specie di nebbiolina. Quindi, in poche parole, come avrete ben capito, è un po' un casino. Ci sono vari pareri discordanti. Zazza. Ovviamente, poi Sire, tu dici il tuo parere in chat, gli studiosi affermano che le immagini che si vedono attraverso la palla di cristallo siano nient'altro che un riflesso del nostro subconscio, mentre gli esoteristi parlano di esperienze visionarie e intuizioni paranormali. Lì in chat sono curiosa veramente di conoscere la vostra opinione. Io personalmente credo che il fatto di esternare il proprio subconscio attraverso la superficie lucida non precluda il fatto di avere intuizioni paranormali. Ad esempio, in questo momento sto avendo un. No, aspettate, sì, lo vedo. Phantom in my stereo, Plastic Noir, solo su Radio Dark Italia.
pensieri di nessuno, pensieri di nessuno, pensieri di nessuno, un po' di pace, un po' di guerra, cosa c'è dopo la cenere, pacco, tabacco, venere, cosa faranno poi, non si sa. Termine di questa puntata. Un grazie di cuore a tutti i pipistrellini ascoltatori di Radio Dark Italia. Io ora vi lascio con l'ultimo brano e dall'inferno vi riporto su in paradiso. Non staccate, mi raccomando, perché fra un po' arriva DJ Ubermensch. Okay, we're reaching the end of this week's show. I really hope you have enjoyed Vangelic Acts of Beauty. If you did, please take time to join our hopelessly sexy and spooky family or follow me on Facebook at Dark Italia or at Radio Dark Italia or Instagram at Bewitched by Moon or at Dark Italiagram. Also, if you need something spooky, check out our Dark Italia shop on Etsy. I wish you a bewitched rest of the day and send you an enchanted spooky kiss. Mwah. See you next Tuesday. Goth up yourself with Dark Italia before it's too late. Bye! Thank you.
Sky is breaking.